Ciao amici, bentornati in questo nuovo video. Come vedete dietro a me ho dei rotoli di fieno perché questo è il tema del video di oggi. Analizzeremo rese, produzioni e tutte le lavorazioni che abbiamo effettuato dallo sfalcio alla pressatura dei nostri miscugli di Agroteam SPA. Abbiamo seminato questi miscugli novembre scorso. Vi rimando al video qui in alto a sinistra, andatelo a vedere. E se vi siete persi l'introduzione a chi è Agroteam e di che cosa si occupa Agroteam, vi lascio sempre qui nella in alto a destra tutte le info e il video che abbiamo registrato insieme a Daniele, il sales manager di Agroteam. Abbiamo falciato questo miscuglio in particolare, che è il Virginia Mix di cui avevamo 1,5 ettari e il Colorado Mix di cui avevamo 1 ettaro, l'abbiamo falciato a inizio maggio. Vi lascio al me del passato che era alle prese con la falciatura. Oggi è 13 maggio e stiamo falciando i miscugli. Questo in particolare è il Virginia Mix, questo piccolo scoop dal campo, le andane. In questo momento torniamo al presente. Adesso torniamo qui al presente. Dopo che il contodersista è venuto a falciare con una falcia condizionatrice Kuhn, quindi c'era tutto il materiale, le andane sparse per terra, abbiamo aspettato qualche giorno che così il fieno e il miscuglio potesse appassire e poi siamo passati a ranghinarlo noi. Anche di questo una clip e vi lascio al me del passato sul trattore che sta ranghinando. Oggi è 17 maggio e stiamo ranghinando. Io ho ranghinato prima il Virginia e adesso sono le 7:20 e sto finendo di ranghinare il Colorado e domani si pressa. La ranghinatura l'abbiamo effettuata noi, ci siamo fatti prestare il ranghinatore e poi vi lascio qualche immagine dal drone che si vede meglio e vi lascio anche alla pressatura di domani. Infine, l'ultimo passo è quello della pressatura. Dalle andane, quindi da dei cumuli lunghi, tutto il campo di fieno, siamo arrivati a queste balle da 4 quintali. La rotopressa cosa fa? Tramite un pick up fa questo movimento, porta il fieno all'interno della camera della rotopressa e lo va a schiacciare forte, a comprimere, a pressare infatti. Pensate che dentro questo rotolone ci sono 4 quintali di prodotto. 4 quintali di Virginia Mix in questo caso e 4 quintali di Colorado nell'altro campo. Quest'anno abbiamo prodotto 27 balloni in 2 campi. Questo da 1,5 ettari e quello giù da 1 ettaro. Quindi vi lascio qui sopra tutte le rese e tutti i calcoli che ho fatto, quanti balloni, la produzione, i quintali a ettaro, e voi scrivete nei commenti cosa ne pensate e qualche consiglio per il prossimo anno e per vedere cosa semineremo l'anno prossimo. Intanto vi posso dire una cosa, siamo entrati a falciare perché stava arrivando la ruggine, infatti vi lascio qui qualche clip del miscuglio quando siamo andati a falciarlo. Abbiamo preferito falciarlo precocemente. Avremmo dovuto aspettare qualche altra settimana, 1 o 2 settimane, ma abbiamo preferito fare così perché sennò la pianta si sarebbe seccata in piedi. Prodotto di Agroteam eccellente, cosa dire, Virginia Mix su un campo che non abbiamo coltivato per all'incirca 7-8 anni e che non ha mai preso concime, vi posso dire che abbiamo fatto una media di circa 60 quintali a ettaro, senza toccare il terreno a livello di concimazioni o anche a livello di trattamenti per il prodotto. Quindi i miscugli di Agroteam totalmente approvati, Virginia Mix e Colorado Mix. Vi ricordo che questo Virginia Mix è composto da l'oglietto e avena, mentre il Colorado parliamo di miscuglio formato da frumento, triticale e avena. Ma se volete scoprirne di più vi lascio il link in descrizione per andare a vedere il sito di Agroteam, in cui potete vedere tutta l'ampia gamma di prodotti che hanno, dal mangime agli inoculi per il fieno o ai teli per
la copertura dei silo mais e anche tutta la varietà di miscugli che hanno a loro disposizione per tutte le esigenze degli agricoltori. Io ringrazio fortemente AgroTeam per aver creduto in me quest'anno. Da me, dai balloni di fieno, è tutto. Noi speriamo di vederci presto di nuovo in campo e sempre sperando in compagnia di AgroTeam.